Gospodine Isuse, Signore Gesù, često u evangelima slušamo, Vangeli spesso sentiamo come tu hai guarito gli ammalati che erano portati da te, quei malati che da soli venivano da te. Noi, Signore, oggi siamo venuti da te. Siamo venuti con le nostre malattie, con i nostri problemi, angosce, difficoltà. Došli smo pred tvoje lice. Siamo venuti davanti al tuo volto, davanti a te, Signore, perché tu possa guarirci, purificarci. Pogledaj na nas svojim milosrdnim pogledom. Guardaci con il tuo volto misericordioso, tocca la nostra anima, il nostro cuore e donaci una vita nuova. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Gospodine, mnogi su dolazili tebi. Signore, molti sono venuti da te e tu li hai guariti, ma più della guarigione fisica, è importante la guarigione dell'anima, è molto più importante l'incontro con te che la salute che tu ci offri. Dai da uvijek čeznemo za tobom, za tvojom riječi. Che anneliamo sempre la tua presenza, la tua parola, il tuo volto, il tuo amore, per essere i tuoi veri discepoli, che ti riconosciamo nella tua parola e nello spezzare il pane. Abbi pietà di noi, Signore. Grazie Signore Gesù, perché ascolti le nostre implorazioni, le preghiere che ti rivolgiamo quotidianamente. Noi siamo deboli e non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno della tua mano misericordiosa che ci guiderà in questa vita. Dai da uvijek budemo blizu tebe. Che possiamo essere sempre vicini a te, ai tuoi piedi. Da te slušamo kad nam govoriš. Che possiamo ascoltarti quando ci parli, quando ci insegni che cos'è l'amore, quando ci parli del Padre Celeste. E fa che la salute dell'anima e del corpo sia per noi l'esortazione per poter vivere i tuoi comandamenti. Guariscici, Signore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie.
Poi vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.